Allora, siamo al centro di documentazione storica Citroën, siamo davanti al banco che veniva utilizzato per la formazione dei tecnici e dei meccanici in Citroën Italia negli anni 60 e 70. Questo banco riproduce un impianto idraulico completo di una Citroën DS. Questa prima sezione in particolare riguarda la sorgente di pressione. Avviando la pompa alta pressione, noi faremo salire la pressione idraulica nel circuito fino al valore di lavoro di 170 bar. La pressione viene accumulata all'interno di questa sfera e viene regolata da questa valvola che è chiamata congiuntore di impulsore. Arrivati ai 160-170 bar, la valvola sconnette il circuito e mantiene il resto dell'impianto alla pressione di lavoro. Quest'altra sezione del banco contiene l'impianto frenante della DS. Qui abbiamo il pedale dei freni che è anche funzione di regolatore e dosatore, i dischi anteriori con la pinza e la pinza del freno a mano e il tamburo posteriore. In questi tre manometri noi leggiamo la pressione erogata ai freni anteriori, la pressione erogata ai freni posteriori e quella che grava sull'assale posteriore, determinata dal carico esistente sopra il retrotreno della vettura. Se io schiaccio il pedale del freno e porto, diciamo, 50 bar la pressione sui freni anteriori, vedrò che quella sui freni posteriori è pari a 30 bar. Ma nel caso che sussista un carico sulla sospensione posteriore che io posso simulare con questa pompa a mano, supponiamo che io porti a 150 bar la pressione sui freni posteriori, sull'assale posteriore, nel momento in cui vado a frenare per 50 bar sui freni anteriori ne avrò quasi 100 sui freni posteriori. In questa maniera la macchina è in grado di calibrare automaticamente la pressione ai tamburi posteriori. Il segreto del meccanismo è all'interno del pedale. Esiste un carrello che viene mosso da questo pistone superiore che è comandato direttamente dalla pressione esistente nelle sospensioni posteriori. Quando io aumento la pressione sulla sospensione posteriore, posso vedere questo carrellino che si sposta longitudinalmente, adesso l'ho azzerato nuovamente, variando la pressione che viene esercitata sui due cilindretti della frenata. Questa pressione è proporzionale a quella che quindi andrà a essere scaricata sui tamburi.